Allora, buongiorno, buongiorno. Come avete dormito? Come avete dormito? Io con un bel pescettino nella pancia, sono molto contenta. Come si suol dire? Come ci siamo fatti? Era buonissimo. Guarda che il finale col cibo è stato il mio. Io non ho avuto il coraggio di controllare domani. Sole, sole, sole. No, mi era venuto un attimo sospetto, poi mi sono ricordato, diciamo, al mattino. Questo va fotocopiato e studiato. Questo è uno dei, l'unico libro piccolo dove c'è tutto quello che si deve sapere sul caldo. È bellissimo. Caldo. È un vecchio libro degli anni 70, 80 ed è veramente altro che questi volumoni enormi, qui c'è tutto. Su cosa? Sulla climatizzazione naturale, veramente fatto benissimo. Poi ti spiega tutto il clima, quindi ti spiega tutti i movimenti dell'acqua, dell'aria. In English? Sì, però ti parla tutto, ti dice come avvengono le piogge, la grandine, ti racconta tutto il clima. Qui veramente è fatto benissimo. No, ma in italiano non credo che c'è. Beh, dai, Techos Verdes del tedesco ce l'ho in spagnolo. Beh, è tedesco, allora, quindi, ovviamente le cose che ci sono da dire sono infinite sull'architettura naturale e soprattutto sulla climatizzazione naturale, però stringi stringi come sempre, i principi sono pochissimi, il buon i principi sono buonissimi, cioè sono pochissimi e il buon senso regna, se regna non ci stanno errori da fare. E come sempre nei sistemi è sempre meglio capire che cosa non bisogna fare più che cosa fare, nel senso che evitando gli errori uno già è a buon punto. Allora, cos'è la cosa importante? La cosa importante è che il corpo stia a una temperatura decente. Cioè il corpo interno deve avere 37 gradi, se oscilla da questa temperatura inizia a essere problematico e di salute. Questa è la temperatura interna, eh? Ok? Come reagisce il corpo umano, che è acqua, appunto, c'è sempre lì, con le temperature esterne? Beh, ci sono quattro maniere. Tecnico silenzio. E vai con l'acustica. Tutto ok lì? Regista? Tutto ok. Sì, guarda. Secondo me si chiude dentro quella valigetta a un certo punto. Vari. Cioè, ci fai un taccuino, ce li scrivi. Okay. E, allora, come viaggia il calore? Anche questo è importante per tutti i sistemi, perché adesso abbiamo parlato di sistemi fino adesso esterni alla casa, che in realtà ci aiuteranno con la climatizzazione, ma anche io userò dei termini tradotti, per cui i professionisti mi diranno, no, forse non si dice climatizzazione, si dice non so che cosa, fa niente, tanto si capisce. E, vabbè. Una, sapete come viaggia il calore? Ci sono tre maniere in cui viaggia. La radiazione è quella diretta, ok? E la radiazione viaggia alla velocità della luce, per cui è quella immediata. Poi c'è la convezione e la conduzione. Sia convezione che conduzione hanno bisogno di un mezzo. Io ho il mio file che sto leggendo. Convezione e conduzione. Sia convezione che conduzione hanno bisogno di mezzi e sono molto più lenti, però importanti. Allora, la conduzione è a contatto.
Quindi se ho qui una parete molto calda e sono seduta su una parete molto calda, mettiamo che sono in un terrazzo d'estate, eccetera, e mi siedo sopra, mi sale tutto il calore nel corpo. Oppure sono seduta in un luogo freddo, ad esempio fanno queste panchine al nord, un peso di metallo o di falle di legno, ovviamente ti siedi d'inverno e geli immediatamente. Quindi quello è immediato, il corpo poi dopo, a seconda del mezzo, lo sente. E invece la convezione ha bisogno dell'aria, quindi si muove con l'aria. Questo è sempre da tenere presente, sia quando si fa un progetto di un giardino, perché poi nel giardino chi ci va? L'essere umano, ok? Quindi va bene le piante, va bene i microrganismi, va bene questo, però alla fine siamo noi che dobbiamo stare bene, sia nel lavoro che anche nel loisir. Loisir è quando uno fa un cazzo. Detto alla francese, questo era l'ozio. Sai che non ci abbiamo la francese, quindi adesso arriverà, perché appena dici una parola. Contemplazione bucolica. E poi dopo il corpo umano usa l'evaporazione, esattamente come gli alberi, la traspirazione. Cioè per raffreddarsi e abbassare la temperatura usa la traspirazione. Noi sappiamo benissimo che se noi bagniamo qualcosa, io parto dalla base perché probabilmente molti di voi sanno queste cose perfettamente, ma guarda caso la maggior parte di noi si dimentica di questi processi di spostamento del calore, no? E ma veramente è così? E allora quando noi bagniamo qualcosa, per asciugarsi la temperatura si abbassa. Allora, perché noi abbiamo i peli nelle ascelle, che la cultura italiana ti fa togliere perché le attrici non ce le avevano, e io me le devo togliere ogni volta che vado da mia madre, perché sennò c'ho... No, voglio dire, posso anche... Però ho capito, inizio... O mie sorelle mi guardano così, allora dico, guardatemi negli occhi, allora mi tolgo tutta, così almeno mi guardano negli occhi. Sì, ma che me frega, lo posso anche fare, cioè, dato da loro va fastidio e quindi... No. Però voglio dire, i peli cosa sono? È che se col sudore si bagnano questi peli, passando aria, automaticamente si abbassa la temperatura. Cioè c'è una ragione in tutte le cose che abbiamo, non è proprio così. C'è i peli sotto la scella, no, è proprio lì che ne ho bisogno. E questa cosa, mi ricordo, me la disse il mio professore di anatomia comparata all'università, quindi qualche annetto fa, e lui era uno di buon senso, diceva che tutte le cose stupide che facciamo, no? Io prendevo appunti e adesso ve li racconto. Comunque lo faremo lo stesso con la casa, nel senso che vediamo appunto che i terrazzi bagnati, mettiamo l'acqua perché evaporando l'acqua si abbassa la temperatura. Noi non andiamo a consumare acqua, noi ancora prima che l'acqua venga... Guarda che lo vedo, guarda la gamba, che passi da sinistra a destra sinistra. No, vai tranquillo, segna il tempo. Non so. E poi c'è da fare così come fanno i cani quando li gratti, sai che li gratti qui lo fanno... Ma questa cosa del... Sì, che anch'io ci avevo, però mi sono... Qui mi riconosco in lui. Allora... Vedi quanta energia sprechiamo inutilmente, perché se lo facessi in tutte e due allora sì, ti tiri sul sangue, giustamente. Allora, noi cercheremo invece ancor prima di raffreddare, di non accumulare calore, ok? Esattamente come nel primo solito classico schema, questo qua, no? Io torno sempre su questo, perché questo qui se non altro uno lo capisce. Allora, se un'energia che io non voglio accumulare, la mando. Se miro, in questo momento miro. Però... Vabbè, io se non voglio un'energia entrante, allora se io sono d'inverno e voglio fare una passiva solare, cioè voglio scaldare la mia casa col sole, mi accumulerò tutto il calore che di giorno, che di notte vado a usare, ok? Se invece sono d'estate e non lo voglio, allora a questo qui gli do il benvenuto e la mando fuori. Quindi con l'energia io gioco così, cioè se è un'energia che non voglio, è inutile che io l'accumulo e poi dopo devo dissiparla. Come dare lo zucchero ai bambini. È inutile che poi io mi arrabbio con mia figlia che si muove troppo, non gli do lo zucchero e lei si muove normale.
Guarda che i sistemi sono tutti identici, è veramente idiota. Quindi la zona di comfort di un essere umano, vabbè, ovviamente non è proprio obiettiva, però abbiamo dei range abbastanza ampi di umidità e temperatura, oltre i quali è difficile stare, insomma, ti devi abituare. Allora, come arriva il calore? Dunque, allora, l'organismo può, conduzione, convezione, l'aria che gli gira intorno, per radiazione diretta e per evaporazione reagire. Però come invece in una abitazione mi arriva il calore? Ok? Classica casetta, doppia falda. Ok, allora... Facciamo il sito tutto... della terrazza. Qua non ce l'abbiamo qua non ce l'abbiamo a parte la chiesa che ha visto ieri sera. Se no facciamo così, generalmente faccio così. Ok? Il capannone industriale. Atoli, come viaggia il calore del capannone? No, una bella, dai, una bella arco... No? Anche perché non è vero che non viene acqua qua, e qui viene acqua. E che io vedevo una falda con tegolette, e allora ho detto, vabbè, va, famosa la falda con tegolette. Ah, che ne so, lì poi c'era l'Umbria, che ne so, la Toscana. Ok, come arriva l'energia? Allora, l'energia arriva, quella che arriva diretta, appunto, ho detto, la radiazione. La radiazione viaggia alla velocità della luce e arriva direttamente. Quali sono le onde che ci interessano? Sono tutte onde corte, ok, che arrivano. Quindi l'onda corta della radiazione arriva direttamente. Qui dipende se noi la vogliamo accumulare, ciao, o non la vogliamo accumulare. Aspetta un attimo che... Le ande? Ok. Queste sono tutte onde corte, pazzesco. Allora, dopodiché c'è invece la radiazione sempre a onde corte, che è quella diffusa, diciamo se ci sono delle corpi attorno che la assorbono. E poi c'è l'onda, cioè il calore direttamente che viene accumulato dal terreno e che torna in casa. Quindi c'è quella diffusa a onda corta sempre e quella invece accumulata dal terreno, ok? Che è onda corta pure quella. L'unica che abbiamo di onda lunga è quella che viene assorbita da una massa vicino alla casa e poi dopo ritorna. E questa è l'unica onda lunga. Perché ci interessa questo? Perché dipende che tipo di calore noi vogliamo accumulare o vogliamo invece rifrangere. Va bene. Di radiazioni, tutto radiazioni qua. Ci arrivano direttamente le radiazioni dai corpi. Quindi ad esempio c'hai un terrazzo, c'hai dal corpo stesso, cioè non viene diretta, non è quella diretta. Allora, la prima cosa che dobbiamo fare è lavorare sui materiali, no, sulle forme e sui materiali della casa, ok? I materiali ovviamente andremo a vedere se vogliamo di accumulo oppure invece di isolante. Allora, abbiamo detto che un materiale di accumulo, materiale che accumula calore, è un materiale generalmente molto compatto. Quindi le pietre accumulano calore, ma abbiamo detto che anche lo trasmettono se sono pietre pesanti con dentro metalli molto velocemente, perché sono anche conduttori. Invece una materia come il cemento è un eccellente accumulatore di calore e lo ridà molto lentamente, quindi ovviamente se noi non vogliamo questo calore, avere cemento intorno alle nostre case che viene toccato direttamente dalla radiazione, ok? È meglio evitarlo. Altro materiale di accumulo abbiamo detto che è l'acqua, invece l'acqua ci interessa abbastanza perché l'acqua la prende
questa, diciamo che qui c'ho un, anche solo un bidone d'acqua, ok? Che viene, oppure uno stagno, però qui siamo in città, quindi diciamo che ho un bidone di acqua, che viene toccato dall'acqua. L'acqua accumula anche in maniera latente, ok? Poi appena mi cambia la temperatura, cioè è più fresco fuori e lei diventa più calda, mi ridà questa temperatura in maniera graduale e lenta. Quindi andrò in climi come questi a evitare materiali tipo compatti come cemento armato, terra compattata, perché me lo danno immediatamente e velocemente. Invece probabilmente cercherò di prediligere l'acqua, perché l'acqua mi assorbe e solamente lentamente più tardi nella notte me lo ridà, quindi riesco a mitizzare un minimo. Che cosa vuol dire acqua? Non vuol dire solamente l'acqua liquida. Uno parla dell'acqua e pensa subito all'acqua liquida. Vuol dire tutto ciò che accumula, eh? Che non è liquida. Quindi cioè, abbiamo ormai sconvolto tutte le conoscenze basi. Cosa vuol dire acqua? Vuol dire tutto ciò che mi accumula acqua. E quindi ovviamente le piante verranno, e le piante cartacee ancora di più, perché le succulente assorbono tantissima acqua. Benissimo, i materiali isolanti quali sono? Cos'è un materiale isolante? Infatti mi faccio un mate, voi non mi raccontate. Sì, abbastanza, se non si bagna. Cosa definisci per il materiale isolante? Cattivo, pessimo conduttore. Sì, che ha inerzia termica, che se frena l'inerzia, perfetto. E quindi ovviamente cose leggerissime, ok? Cioè tutto ciò, se è compatto, c'ha conduzione, ok? Se invece è leggero, quindi ha molto spazio e molto espanso, è isolante. Da qui pomice, argilla espansa, ovviamente sono tra i migliori, lana, tutto quello che ritarda, che ha inerzia termica, si chiama così, no? Inerzia termica, vabbè, ma sono termini, mi pare che tu capisci che poi inerzia termica. Poi l'architetto qua ci potrà. Lei sempre, ogni giorno, inerzia termica. Ad esempio, se io voglio isolarmi da una temperatura, uso un materiale che contiene molta aria. Un maglione di lana. Infatti, gli arabi vivono con lana addosso, ok? Però stanno fermi. Perché se tu inizi a muoverti, quindi crei il calore interno non riesce a uscire perché sei isolato. Inizia a fare come Gigi che oggi si è dato alla macchia, perché troppe informazioni. Ma se no, ma cioè, adesso, lei non c'era ieri, però vi rendete conto che tutte le informazioni girano sempre su questa acqua del cavolo e questi materiali? Cioè, è veramente ridicolo. Cioè, noi abbiamo detto tre informazioni che però li chiamiamo di nome ad ogni volta. Io ho nominato questo bellissimo libro di questo fisico che si chiama Sertori, si chiama Storia dell'abbondanza 1 e Visione globale, azione locale. Lui è un fisico di 80 anni ormai, ha lavorato a Los Alamos, ha lavorato in luoghi abbastanza, insomma non è un coglione, anzi per niente. Però è eccezionale perché lui è fisico, però comunica con gli economisti e lui dice che dal tempo di Galileo, da quando gli economisti non chiacchierano più con i fisici, allora queste due discipline si occupano della stessa cosa, della materia, però non comunicano tra di loro perché il linguaggio non gli permette di comunicare. Quindi dice quanto sarebbe bello il mondo se gli economisti fisici potessero parlarsi ogni tanto. E allora lui fa questi libri di storia praticamente, Storia dell'abbondanza è bellissimo, ti parla dell'energia dall'epoca del Medioevo fino adesso, poi ti fa un sacco di calci, delle pagine tutte matematiche che voi girate velocemente, io ci ho provato anche dopo Matematica 1, no? Insomma così,
però scrive molto semplicemente e porta come esempio di città permaculturale, diremo noi, la città del Medioevo, no? Perché ovviamente stava sotto assedio, no? Per tanti mesi, quindi doveva avere tutto, l'acqua, e riciclavano tutto. Forse la dinamica delle popolazioni è il punto di giuntura tra gli economisti e... Sì, anche, certo. Però a volte non ci arrivano gli economisti alla dinamica delle popolazioni. Ma ci sono sì, fortemente sovrapponibili. Hanno anche teorizzato lì un po' di numeroni, di regole. Ci si può ammattare con la dinamica delle popolazioni. Sì, che poi unisce anche noi biologi, ovviamente, perché è una materia che si tratta. Come si chiama? Sertori. Sertorio, di nome, vabbè, sono bellissimi i libri suoi, io lo vorrei conoscere, ma forse è meglio di no. Solita cosa. Allora, dunque andremo a usare dei materiali isolanti. Ma a volte, soprattutto in questi climi caldi, possiamo usare dei materiali che sì sono, masse termiche, no? Però li usiamo in maniera isolante. Ad esempio, se noi abbiamo un muro di 70 cm, 50 cm, anche 40 al minimo di terra, anche terra compattata, tipo un pisé, una struttura del genere, se non conoscete le tecniche me lo dite. Pisé, quando tu metti praticamente, fai una barriera di legno come per fare una gettata di cemento, però usi la terra secca e lo usi quando la terra è molto sabbiosa e non ha argilla per fare cob o adobe. Cob è... Tutti questi termini hanno altri nomi nel mondo, comunque è un termine, Pisé è un termine... in Sud America, di origine francese, viene usato in tutto il mondo, no? Proprio battere la terra, pestare la terra e poi fai le pareti, togli. Senza bisogno di bagnare. No, lo bagna secco, lo fai. Molti dei pavimenti in terra battuta vengono fatti così, dove c'è proprio poca argilla e tanta sabbia. Se invece c'è un pochettino più di argilla, si può usare l'adobe. L'adobe è un termine sudamericano, mi sembra, e comunque sta a indicare i mattoni fatti seccati al sole. Quindi io faccio una forma, ci metto dentro un pochettino più bagnata, in questo caso perché c'è un pochettino più di argilla, posso farlo con la paglia, posso farlo con una fibra, quindi c'è sempre un legante, che è l'argilla, un inerte, che sono le sabbie, e se vogliamo una fibra, che è in genere una fibra organica. Anche i capelli vengono usati, peli di pecora, eccetera. E dunque faccio queste forme, la metto dentro e ne faccio tantissimi, lascio i mattoni seccare, comunque i mattoni velocemente posso costruire. Poi se ho invece ancora più di argilla uso il cob. Il cob è invece una malta bella bagnata che in Inghilterra la mierda di vacca, la direttamente, e un po' di terra, quello che c'era là, perché nessuno andava e trasportava materie, noi siamo folli, trasportiamo, per fare una casa bio avevano materiali da spenta.
piace il tentativo di biscuits, il meglio è fare questa vitaccia, ma quello ce l'abbiamo tardi. Allora, se io faccio una parete, ad esempio, di terra, che è una massa terra, è ovvio che il sole toccando questa parete inizia a accumulare. Però il calore dentro la massa terra, se questo si è compatto, mi viaggia più o meno a 2 cm. Inizia a viaggiare, non fa tempo ad arrivare dentro casa, che è notte, e allora inverte la velocità. Quindi da un condotto a una massa e diventa. La vedo un po' perplessa. Mi sono persa un passaggio, quindi ho perso la... Che passaggio ti sei perso? No, che il calore va e... il calore inizia a camminare, no? Allora, se io ho una parete piccola così di terra... La radiazione, che è quella più potente, ma tutte le altre, insomma, toccano questa parete. Ragazzi, è arrivato il Presidente. Siate concentrati. È arrivata una massa termica. Non ci dare il tuo calore, per favore, non lo vogliamo. Qui parliamo tutto di comfort, vogliamo delle zone comfort. Come stai? Tutto a posto. Bene. Va bene. Vuoi un po' di mate? No, ti sveglia così, eh? Stai guardando i cartoni sudamericani. appunto, etiopici, il caffè, figurati, i fricchettoni etiopici. Presidente, grazie. Si rilassi, veramente, non c'è un problema. Si guarda le gambe di Filippo tutto il tempo. Allora, se noi abbiamo una piccola parete, inizia ad arrivare il calore viaggia a un inch all'ora, cioè 2 centimetri qualcosa, più o meno per quello che è, inizia a viaggiare. Se arriva all'aria, è ovvio che per convezione, ok, si rilascia all'interno e quindi la casa mi si scalda. Se io invece aumento la parete, questo inizia a viaggiare, viaggiare, arriva qui che sono le 7 di sera, lì è freddo, e torno indietro. Quindi c'è un movimento di calore che però non mi entra in casa. È il concetto anche delle costruzioni a secco, delle pietre, cioè quelle da muro. Esattamente, quelle sono altamente isolanti, quello più che altro perché l'aria permette un'isolazione, non c'è conduzione tra una pietra e l'altra. Oh. Mentre questo qui è proprio un conduttore, lì invece è un isolante automaticamente. Se tu metti una pietra sola ti conduce, ma se tu ne metti tante è esattamente la stessa cosa, per cui nel terreno, se noi mettiamo uno strato di pietre e ci scalda e ci evapora tutta l'acqua, se noi mettiamo 3 o 4 strati di pietre, quindi facciamo un cumulo, a questo punto lì sotto tu sai che è sempre fresco. Io pensavo che era per la stessa cosa che... Cioè io pensavo fosse per quello che rimanesse fresco, non perché in realtà stavo creando una barriera d'aria. E tu stai facendo un isolante, perché ovviamente cioè tu devi pensare che il calore ha bisogno di spostarsi, allora si sposta per radiazione e in quel caso niente. In questo caso rimane la convezione e la conduzione. Allora la conduzione è pietra attaccata a pietra, ma alla terza già certo. È difficile, quindi hai bisogno di un materiale intero dove viaggi. Per convezione a ogni spazio qui ovviamente la temperatura si abbassa, più vai giù più non hai contatto col calore, quindi ciao. Mm. Questa velocità di conduzione qui avrei di 2 centimetri. Sì, più o meno così allora. Vabbè, cambia comunque la materia. Certo, io sto parlando di terra battuta, diciamo. Nel cemento probabilmente è un po' più veloce. Sì, benché il cemento sia argilla, quindi diciamo che più o meno la stessa cosa, ma è molto più compatto. Nelle pietre è ancora più veloce, nei metalli sono conduttori e basta, quindi neanche accumula. Cioè, sono schizofrenici. Il comportamento schizofrenico del metallo. Dipende dai metalli. Dipende dai metalli. Il muro di piombo. Quello. Il famoso è case di piombo. Se anche un giorno esci, tu non fai così tanto. Ce ne vuole. Dipende dallo spessore. Non so se ti sa anche una bomba. Sei sufficiente. Ok, poi, vabbè, qui si possono dire tante cose, quindi il tetto, anche quello, il tetto vanno usati materiali isolanti, ok? Non fosse altro perché
l'aria, il calore all'interno della casa sì, si muove in maniera con convezione, però andrà tutta verso l'alto, ok? Quindi ovviamente, e poi la radiazione diretta, diciamo estiva, sul tetto è molto più ampia, no? Perché parte da qui, arriva qua, quindi c'è molte più ore, invece sulle pareti molto meno. Per cui il tetto va isolato termicamente ed è fondamentale. Cos'altro? C'è un sacco di cose in realtà. Allora, una volta che io invece, quindi io mi devo riparare da tutte queste entrate di calore, cioè io non voglio che il calore entri qui dentro, va bene? Però una volta che è entrato lo devo far uscire. Allora, ovviamente attraverso le finestre, ok, ed è per questo che nelle zone mediterranee si chiudono le finestre durante il giorno, perché ovviamente il calore per convenzione entra, ok? E si chiudono gli scuri, sicuramente, è una maniera di entrare. Quindi ovviamente io non andrò a costruire nel Mediterraneo delle case con un'eccessiva quantità di finestre, perché, come ho vissuto in Tenerife per 5 mesi, perché ovviamente puoi avere le pareti che vuoi, il tetto che vuoi, ma a un certo punto alla fine ti entra questo calore. Poi ci sono tutta una serie invece di maniere per poter rinfrescare la casa una volta che il calore è entrato. E quindi parliamo di paesi mediterranei o il sud, cioè arabi, dove le temperature sono molto più alte e dove non sono rinfrescate sempre da un movimento di aria, perché noi siamo fortunati, stando sul mare abbiamo sempre un movimento di aria di entrata e uscita, mentre ci sono diciamo, abitazioni desertiche lontano dal mare dove neanche si muove una foglia, cioè una foglia, perché lì devi creare la reazione. In quel caso tu quindi devi fare come, devi creare un'uscita, ok, dalla casa di aria calda. Questa uscita di aria calda creerà un abbassamento di pressione e mi risucchia un'aria fresca. E quindi ci sono tutta qui il punto è se la trovo. Beh, semplicemente tu la vai a trovare, allora se hai una casa su un terreno, tu semplicemente metti un tubo a una settantina di centimetri sotto la terra, ok? Questo tubo lo puoi far partire da una parte verde dove c'è accumulo di acqua. Lo facciamo conduttore, questo tubo, un buon conduttore a livello termico. È aria, l'aria che tu stai usando, la convezione qua. Sì, sto utilizzando anche il terreno per refrigerare. Assolutamente, ma più che altro anche parte già fredda, rimane fresca, ok? Perché poi andando veloce qui l'aria non è che scambia, l'importante è che non si riscaldi e arriva qui dentro, ma se vuoi ancora meglio, all'uscita, se tu non riesci a raffreddarla così tanto, basta che ci metti un'anfora ripiena d'acqua. Perché ovviamente quando c'è dell'umidità, per asciugarsi si abbassa direttamente la temperatura. È come quando noi abbiamo caldo, che basta che bagniamo la maglietta, ce la mettiamo addosso. Allora, il fatto di asciugare la maglietta, già la temperatura si è abbassata, ok? Perché assorbe calore il processo di asciugamento. Quando l'umidità è alta, allora si ha una percezione del calore più alta? Sì, quello sicuramente. Però è vero, però comunque sia il momento che cerchi di seccare, il corpo cerca di seccare, ti abbassi tantissimo la temperatura. No, evidentemente se una maglietta addosso geli i primi minuti, anche se ci sono 40 gradi fuori. E qui è lo stesso, tu arrivi con quest'aria passa attraverso un'anfora di terra, di una terracotta un po' grossolana, okay? Riempita di, che ovviamente ha la traspirazione, è come avere una pianta lì. Ok? Alla traspirazione e passando cosa che ti viene fresca. L'uscita qui deve essere alta, perché è la parte più alta, e deve avere possibilmente un tubo solare. Che cos'è un tubo solare? Fatto per riscaldarsi. È un tubo che si riscalda, che è nero. Scaldandosi, ovviamente, tenderà l'aria verso l'alto e quindi aspira quest'aria. Qui noi possiamo, chiudendo le finestre, ovviamente... Ma magari dall'altro lato, rispetto all'ingresso dell'aria... Sì, magari dall'altro lato, grazie, dottore. Sì, assolutamente. Di modo che facciamo un giro. Poi lì anche la forma è molto importante delle case.
perché ti permette, anche una cosa importantissima è ad esempio la posizione delle finestre, perché io metto una finestra qui e farò diversi passaggi, quindi dipende io dove voglio il passaggio dell'aria. Questo muro potrebbe essere alto così e allora io ci avrò così, questo muro invece mi fa un'apertura qui e allora io farò così. Dove io voglio passare l'aria, lì posso mettere la posizione delle finestre e di conseguenza i muri interni. E fai quello che vuoi, con la forma qui fai quello che vuoi. Perché è la dinamica dei fluidi. Non ho una domanda, ma vado proprio sul pratico. Adesso io credo, cioè, sto per andare ad abitare in una casetta, che ha, c'è cioè una casetta antica, a volte alte, queste cose così. Non ha i termosifoni, non ha nulla per, cioè ha una roba di aria condizionata. Per l'estate, tutto sommato, apri le finestre, chiudi le finestre, non c'è problema, i muri sono anche spessi. Perfetto. L'inverno, perché questo è per raffreddare, ma per riscaldare. Allora, l'inverno fai così. I muri sono doppi. Certo, quindi quel che tu scaldi mantieni. Allora, per riscaldare semplicemente devi controllare. Uno, che tu sia isolata alla base, perché tu hai detto le pareti sono isolate. Se è una casa antica anche il tetto è isolato. Un'altra abitazione. Ok, però è molto alta. Quanto è alta questa? Quindi è isolato. 3 metri? Sì, è no, è a caffè. Ma tu ci hai già passato un inverno? Allora, guarda, una delle cose più stupide che puoi fare, e l'immediata, è mettere un ventilatore qua. Perché se il calore ti va in alto, il ventilatore te lo riparte giù. Sì, dico quello il punto, che poi il calore... Ecco, tu metti un ventilatore che ti rimanda giù il calore. E questa è una cosa idiota, la meno costosa di tutte, il consiglio più banale... Tu non ci accendi il ventilatore però, certo? Funziona, perché ti tira giù il calore. Tu te lo metti molto lento, di modo che il calore non resta lì, ti viene giù. Quindi tu crei una cosa di questo genere. Ovviamente non ti metterai qui sotto, ma ti metterai a lato. E va messo tipo anche al centro? Beh, dipende, se al centro c'è un tavolo dove tu studi, no, te lo metti un pochettino più in là. Ricordati che la zona di comfort deve essere intorno al tuo corpo, non deve essere in tutta la stanza. Questo è un altro concetto che ormai noi quando andiamo a fare le case vogliamo tutto alla stessa temperatura, tutto perfetto, tutto... Non è vero, è dove tu stai seduto, dove tu cucini, dove tu chiacchieri, dove tu dormi, dove tu fai l'amore, dove tu stai per un certo periodo, so i tempi vostri, però a volte sono lunghi. Quindi lì devi avere la zona di comfort. Non è mai abbastanza. Ecco, bravissima, anche per me, mai abbastanza. Sentito? Non so che orecchie intenda. Perché in generale nella vita, allora no. Quindi in ogni caso il calore entra, anche se non accendo condizionatori, fatti, cose, ma quello che entra col sole... Allora, tu a questo punto cosa fai? Cerchi di diventi una solare passiva in un luogo del genere, perché poi le temperature qui non si abbassano. Se tu sei ben isolata, come mi hai detto, allora a questo punto cerchi di diventare una solare passiva. Se ti entra per radiazione del sole, tu o metti una massa termica nel pavimento che viene toccata, o della parete stessa, e tu la puoi, ad esempio, la radiazione inviare in una parete. Quindi 2 o 3 ore di radiazione solare durante l'inverno viene assorbita dalla parete che poi te la ridà. Appena si cambiano le temperature. E se vuoi mantenere il calore dall'alto, veramente quello è una banalità. Massa termica, cosa intendi? Allora tu sei... No, una massa termica è una materia. No, perfetto, no, perché è una materia che assorbe il calore, la trattiene, come abbiamo detto dell'acqua l'altro ieri. Cioè è una massa di materia che ti termica, nel senso che assorbe il calore e te la trattiene e poi te la ridà quando cambia, perché il calore viaggia dal caldo al freddo. Quindi a questo punto, finché la parete è più fredda di fuori, assorbe calore. Quando cambia la temperatura, la ridà. Il tuo corpo è una massa termica, l'acqua è una massa termica, ok? Quindi quando ad esempio tu fai una rocket stove, che poi vedremo, ecco, tu potresti fare benissimo in questa casa una piccola rocket
con una piccola massa termica che tu accendi solamente d'inverno e ti crea tutta una sedia, un letto, un divano caldo, ok? In cui tu stai seduta e lì tu hai tutto una specie di comfort perfetto. Molto meglio di avere una stufa, perché se tu hai una stufa ti dà per radiazione, generalmente radiale è la prima cosa, e te la dà diretto, ma tu sei seduta qui vicino e qui dietro cosa fa l'aria? L'aria fa così e qui dietro tu hai freddo e non è confortevole stare davanti, uno sta davanti perché sta gelando, ma in realtà ti crea un vortice di aria, per cui tu dietro hai questa cosa fredda che non è piacevole. Mentre se tu questo calore della stufa lo metti direttamente in una massa termica, metti caso che qui c'è un, dopo lo faccio vedere, a questo punto tu sei seduta e hai il calore che non ti arriva più per radiazioni, ma ti arriva per convezione, ok, oltre che il contatto, ma generalmente sono calde, quindi ci metti un cuscino sotto. Quindi tu hai, come per 8-9 ore, tu stieni accesa 2 ore solamente con 4 legnetti che trovi nella mia stanza del bed and breakfast. Erano carini, alcuni poi erano tutti bruciacchiati già, proprio tutto perfetto. E poi tu sei qui per 8 ore, c'hai questo calore che ti viene, che neanche te ne rendi conto, che è una zona di comfort fantastica, spendendo niente, perché la rocca te la fai tu, anzi la fai fare ai woofer. Dopo lo facciamo vedere a massa termica, sì. Una stufa a massa termica con rocket, perché c'ha dopo la camera di combustione c'ha il tiraggio e quindi è una combustione molto spinta, se ti piace. Ma non entriamo in questo. È appena tornata dal Brasile, lasciata la città. Sì, bici. Come la pubblicità, una cosa. Guarda, questo qui non è Miro, però stiamo arrivando ad ora. Ma ne parleremo a cena. Allora, quindi una casa solare passiva, se io ricevo il calore del sole durante il giorno, lo mantengo, e poi di notte lo uso, ok? Io invece posso fare anche una casa completamente isolata, in questo caso ad esempio un muro di pietre e calce è abbastanza isolato, ancora più isolato è la paglia, in cui però questa parete non è che, cioè rifrange anche con la luce, no? Bianco, rifrange la radiazione, quindi non ha un lavoro con la temperatura. In quel caso però d'inverno io mi devo creare un calore che sta dentro, ok? Quindi una vaga stufetta o quando si cucina tutto il calore in eccesso. Perché poi la cosa interessante è questo. Io quando cucino metto sempre i cuscini sopra le pentole, non solo il coperchio, ma anche un cuscino. Allora la gente fa, perché metti il cuscino? Dico, perché è estate, non voglio mica scaldare la casa. Se voi toccate un coperchio, è bollente, quindi vuol dire che tutto quel calore tu lo state perdendo, state pagando la bolletta, lo state perdendo e non solo, ma vi scalda anche la casa. Se invece voi prendete un coperchio isolante, che non lo fa nessuno, ma dovremmo iniziare che tipo di sughero, di sughero, oppure ci mettete un cuscino sopra, possibilmente di materiale organico che non bruci, cioè non sintetico, sennò create un po' di casino. Quindi lana, che non brucia quasi mai la lana. E sopra, a questo punto, tutto il calore in eccesso del vostro cibo, invece di andare nella vostra stanza e quindi crearvi anche appunto un problema, resta dentro la pentola, quindi consumate molto meno gas. E un'altra cosa che uso è una scatola, una cesta con dentro vecchie coperte. Appena bolle tipo i fagioli, le cose, infilo lì dentro, chiudo il riso, lo faccio sempre così. Appena inizia a sobbollire io spengo, lo infilo dentro e chiudo. Dopo un'ora è fatto, ma io se arrivo in casa anche dopo 4 ore, perché la quantità d'acqua è quella che è, io lo tiro fuori, sto riso è caldo, è cotto giusto ed è pronto. Anche un frigo non funziona. Ma è meglio che sia proprio a contatto l'anno, perché sennò li perde, sì, da adeguate dimensioni. Poi se ti metti una coperta, come per fare lo yogurt, metti una coperta. Sono tutte cose, uno deve un attimo osservare, non so, ognuno ha una vita diversa, però vedere un po'
se io sto facendo uno sforzo per fare qualcosa, vuol dire che c'è una perdita di energia nel mio sistema. Allora, da dove esce questa energia? E lì la vai a sentire. E a questo punto lavori con quello, con l'entrata, l'accumulo, oppure non la fai neanche entrare nel sistema se è un'energia che non vuoi. Tipo, la vecchia signora che viene a trovarmi a casa. O non capiamo l'energia, quindi non la vogliamo, gli sbattiamo la porta in faccia, o se no invece la facciamo entrare, forse ci può raccontare un sacco di cose interessanti. Allora, passiamo un po' di fotografie? Che ore sono, per favore? Le 11:20. Le 11:20. Ah, no, infatti, cioè, a me va bene tutto, è tutto relativo. No? Ecco, se invece abbiamo una palazzina di città, dato che qui siamo in città, ha diversi piani, qui per rinfrescarvi potete usare anche il calore, nel senso che fate un canale di salita, ok, nel quale ci saranno un'entrata e un'uscita per ogni appartamento, ok, che chiudete in alto qui, o ci mettete o se no addirittura, questo è stato fatto a Buenos Aires, qui sotto una piccola stufa che accendete nei giorni di massimo calore, paradossalmente. Quindi il calore inizia a viaggiare e qui tu apri questo e apri questo qui in alto a calore e apri un qualcosa di diverso che ti viene dal fresco sempre con una cosa, a questo punto il tuo appartamento si svuota di tutto il calore. E questo è come funzionano i muri di Tromp. I muri di Tromp sono su una parete che è esposta al calore, ormai qui non c'è più nord, non c'è più est, non lo faccio di là perché non c'ho più spazio, io metto un vetro, ok? Intanto faccio questa parete, la faccio scura, quindi posso farla ad esempio anche se ho una di queste pareti chiare di pietra, li posso fare un tono in terra. Poi li metto un vetro a una distanza non più di 10 cm. Mm-hmm. A questo punto io ho un canale aperto qua, un altro aperto qua, un altro aperto qua, un altro aperto qua, ok? Cosa faccio? Allora, durante l'estate voglio togliere l'aria calda, ok? Allora, apro questo, quindi il muro di Tromp si scalderà tantissimo, inizierà a farmi come un tubo solare, apro questo qua, quindi a questo punto mi porta via tutta l'aria calda. Ma è una doppia parete, mi sto sfuggendo. È una doppia, cioè qui è la parete esterna e ci metto un vetro, okay. Faccio tutto un bordo in legno intorno. Ah, una cornice in legno è un vetro, quindi con una vetro. Distanza. Quindi massimo di 10 cm. Lo vedi in internet, ci sono 2000 cose, Tromp. Allora, se invece d'inverno voglio scaldarmi, ok? Allora cosa faccio? Questo si scalda sempre, quindi chiudo qui, faccio entrare l'aria dentro l'aria fresca dentro il mio muro, qui finisce il muro, e chiudo questo e la faccio entrare calda. Praticamente ho un termosifone fuori in cui l'aria di casa mia entra, si scalda e ritorna. E poi semmai il ventilatore per tirarlo giù se c'ho dei problemi di altezza. Di questi, cioè, una volta che si capisce come diavolo si muove l'aria, di queste mani ne potete inventare quanti ne volete, a seconda delle esigenze. Però andare a usare energia eccessiva per rinfrescare un ambiente è veramente idiota. Se voi guardate solo tutta l'architettura antica del Mediterraneo, ma è stracarica di soluzioni, ok? Va bene, vediamo un attimo un po' di slide.
Vi faccio vedere la vi faccio vedere, no, forse più vi parlo di materiali, calce, grassello di calce, calce idraulica, cacciopesto, terra, paglia, va bene tutto. Nel pomeriggio pensavo di entrare in tutti i venti. Ricordate che il pomeriggio alle 5 e mezza. Sì, io pensavo di fare questo pomeriggio e tetti verdi. Quanto abbiamo? 3, 4, 5, abbiamo 2 ore e mezza. Tetti verdi e tutta la raccolta dell'acqua. Okay. Allora, va bene, no? Ancora oggi o praticamente? Praticamente non si fa nulla questi 3 giorni, mi dispiace dirtelo. Avevo sentito di riscaldare. Ah, allora di pranzo andiamo in villa. Ah, sì. Per me era pratico. Sì, no, andiamo a prendere un po' di materiale. Non è l'ora ottima, eh? Sarebbe meglio durante la partita. Io ci andrei a me, figurati. No, no, lo voglio vedere, mi diverto. Non è mai successo di vedere la nazionale in Puglia, voglio vedere un po' com'è. Alle 8 però si potrebbe andare a raccogliere, c'è un sacco di luce, no? Poi si è perso, meglio, così più tranquillo. Sì, domani mattina andiamo a prendere la roba di Pierroio. Sì. Domani alle 5, sì. Allora, ecco, lentischi. Dove devo andare per uscire da questo? No, no, poco. Dove vado? Poi non ho avuto un sacco di acqua per cui si riprende. Dove vado per uscire da questo tormento? Esco. Li abbiamo svuotati prima di metterli, non ti preoccupare. Ok. Hanno solo un valore estetico per la luce o una qualche impressione termica sulla struttura? Beh, intanto isolano, c'è un minimo di convezione dentro, però isolano abbastanza. No, non hanno. No, perché se usi le bottiglie sì, la convezione è pochissima e quindi ti isolano pareti di bottiglie. Ma se usi dei boccioni così, lì l'aria si muove e quindi se si raffredda qua e si riscalda qua un minimo di. Non ti isolano benissimo. Allora, com'è che eravamo riusciti a. Pieni di che cosa? Acqua. Ma a questo punto. Acqua e barichina, così non si va le acque, non prolifera male. Acqua IEM. Ok. Ma pure da. Faccio proliferare le acque. L'acqua andrebbe bene, certo. Si potrebbe pensare. Ma pure da Andrea Navac stava nei bottiglioni nelle pareti. Senti. Sì, ma l'ho visto, ma io mi davo. Sta facendo una casa di paglia. Aspetta un secondo, esco un attimo di qui, no. No, dove? No, basta che ingrandisci l'acqua. No, volevo vedere. Vabbè, fa niente. Ok. Andiamo un attimo. Perché non vai indietro? Ok. Allora, questa qui è un'entrata autoportante in balle di paglia. Ok? Quindi in questo caso. Le balle di paglia sono un isolante, quindi non lavorano come massa termica. Infatti questa stanza qui è abbastanza interessante perché è sempre fredda o fresca, però lo è sempre. Tranne quando ci siamo dentro in tanti, dopo un po' di tempo si raggiunge questa temperatura corretta e si può rinfrescare aprendo le finestre. Però non ha, dato che è stata fatta nel bosco, non ha una.
non viene raggiunta dai raggi del sole, quindi mantiene, è come una grotta, no? Allora, vabbè, balle di paglia, autoportante, sappiamo che in Italia ancora non ci hanno dato i permessi di fare l'autoportante. No, è stato fatto senza fondamenta. Queste sono le fondamenta. Le pizze. Appoggia su terra. E slide a 10 anni, non si è ancora mosso. Speriamo ne faccia altre 10, poi dopo può anche scendere, può anche... E la cosa interessante invece che volevo far vedere sono i vetri doppi che potete fare voi. Andiamo avanti, voglio far vedere questa cosa qua. Poche cose faccio vedere, perché non è che voglio parlare del balle di paglia, però i vetri... Un fico, cioè un paletto? No. No, no, è un paletto. È un paletto che serve per poi infilare dentro la balla di paglia. Sì, è vero. Però la stagione qui ancora è già avanzata. Ecco. Allora, praticamente questi qui sono dei vetri fissi, doppi, che è facilissimo da fare, costano niente e vi isolano. E non avete bisogno di comprare questi vetri termici dopo che costano tantissimo, dove dopo un po' di anni iniziano a appannarsi. Allora, come si fanno? Si mette una listarella di non più di un centimetro di spessore, ok? Generalmente 6 mm. Col silicone si attacca un vetro un vetro da una parte, si mette il questa pasta di vetri, poi si aspetta una giornata secca quando quello è già seccato, si puliscono molto bene questi due vetri che andranno interni, si mette all'interno di questa listarella del silica gel, ok, che è ovviamente un disidratante che è reversibile, perché lo mettete nel forno e gli togliete l'umidità. Dipende, a volte è bianco, celeste, ormai c'è una collezione, quindi di tutto e di più. E poi soprattutto ci mettete dell'animatura di ferro. L'animatura di ferro vi fresca e vi serve per togliere l'ossigeno all'interno, di modo che non cresce più niente. Dopo di che mettete il silicone, appoggiate l'altro vetro. Quando è asciutto mettete questa... pasta di devo mettere qua perché sennò mi addormento di seduto. E cioè qui c'è una convezione. Dicevo, mi sto addormentando. Che succede? Ti dico, c'è un calore che mi ha. Scusi, sa, mi tolgo un attimo. Madonna, che caldo. Allora, a questo punto voi avete questa camera interna che è isolante, poi ci mettete anche cose dentro. Che devo fare? Mi devo togliere? No. Ok, ed è facilissimo da fare e costa niente, quindi costa semplicemente i due vetri da 3 mm e basta, e le listarelle di vetro, quindi non... sì, è 4 quando è molto grande. C'è un motivo particolare? No, perché è meno costoso e meno di quello si rompe. Caro, perché... Sotto l'hai messo una guaina, mi sono distratta un attimo. Una guaina dove? Sotto la finestra. Sì, adesso ti faccio vedere. Perché Andrea era un'altra cosa, che lui ha messo delle guaine, poi quando è venuto Stefano ha detto che avrebbe potuto evitarlo. Non è una guaina, è una Tyvek, cioè un semitraspirante, ovvero è una... Ciao! È qualcosa che traspira in questo senso, ma in questo, se per caso si versa dell'acqua sul collo, fa scivolare via, quindi un semitraspirante. Sì, ora mi ricordo una cosa, l'ho messo in particolare. Sembrava tu. Tipo, da lui sì. Sembrava guaia. No, è Tyvek, adesso ti faccio, questo qui è Tyvek. Che lo metti perché metti caso che il tetto inizi a perdere, qua su giù, non ti deve andare nel muro di paglia, ma scivola al lato, a questo punto te ne rendi conto perché o la terra o la calce si bagnano.
Sì, un semitraspirante. Ecco, la cosa interessante di questa costruzione è che una parte è autoportante, invece l'altra, l'altra parte è portata dal legno, ok? E la tecnica a un certo punto si unisce, quindi è stato un po' un divertimento. Poi l'avete, l'avete già vista, no? Cioè, ma qui avete fatto la... non la roba fritta, però diciamo, per tutto si posa sui... sui... Sì. Questo è un pavimento in terra... sulle pizze. Coche? Coche? Pizze. Mm. Non hai bisogno di... Io non l'ho livellato, io ho messo 6 o 7 pizze da una parte e una pizza dall'altra. Sì, faccio... Questa è la... è la... Eh? Alla fine con mezzo era piatto, sì, da un livellato, livellato perché ha fatto sopraelevato, però se dovevi farlo sul terreno dovevi... l'ho fatto sul terreno, solo che da una parte attacca al terreno, dall'altra ci ho messo, l'ho fatto sul terreno, eh. Allora questa è mica e i colori sono, questo è un tetto verde, vabbè, ormai ci entriamo. E, i colori sono di agrumi, base di agrumi, quindi tutti naturali, è un olio che si chiama, sono fatto di terpeni, è un olio cristallizzante, per cui penetra nel legno e cristallizza, quindi è un, non andrà, no, 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 è coi terpeni, è di agrumi, non è di lino, è, che cristallizza, penetra nel legno e poi si... Ok, qui c'è ad esempio un buon esempio di malta, di castello di calce su paglia. Io da 15 anni che lavoro, 13 anni che lavoro con la calce, il castello di calce, e trovo che sia uno dei materiali più incredibili. L'unica cosa che c'è bisogno della calce è che deve stare minimo 6 mesi sott'acqua, minimo spenta 6 mesi. Quindi quando si... come? 6 mesi. Sott'acqua. Cioè... o la comprate viva, ma ormai in Italia non si può più trovare viva perché ci sono solamente 2 o 3 che te la vendono in grande quantità, se devi fare una grande casa vai, la compri viva e la spegni tu. Devi essere sicuro che sia ben spenta, se no compri direttamente il gastrello di calce che viene appunto in questi, no? Che il, sapete come si forma la calce, no? Carbonato di calcio che viene bruciato a... a 600-900 gradi, questo crea, va via l'acqua ovviamente, va via il CO2 e crea l'ossido di calcio. L'ossido di calcio è la calce viva, ok? Che reazione in maniera esagerata con l'acqua, quindi dovete stare molto attenti quando la spegnete. Per spegnere cioè, avete bisogno di tantissima acqua, tipo un bidone di quelli da 200 litri, qui è pieno almeno 2/3 e versate lentamente questa calce viva che inizia a... creare calore, ciao, quindi è esergonica, crea un sacco di calore, eccetera, eccetera. E una volta che inizia a spegnersi, che processo ha? ECaO, cioè è ossido di calcio, riacquista la molecola d'acqua, quindi diventa idrossido di calcio. Idrossido di calcio è il grassello di calcio, ok? Però deve essere tutta spenta e ci mette i suoi tempi, minimo 6 mesi. Più è spenta, più è di buona qualità. Più è di buona qualità, più potete fare una parete che sta sempre all'acqua e che non si smuove. Questa parete qua, ad esempio... Tu compri il castello di calcio che è già nell'acqua perché sono umide e lo metti nell'acqua, lo lasci ancora altri 3-6 mesi. Se tu devi fare qualcosa di molto, se tu devi fare un intonaco interno o devi imbiancare con latte di calce, va benissimo così. Ma se tu devi fare una parete esterna dove ci batte sopra l'acqua, che deve avere una duratura, oppure devi fare un muro portante, in quel caso la lascio almeno 6 mesi sott'acqua. E, poi, quando la vai a usare, anche lì bisogna essere un po' accorti perché il processo di... carbonatazione è anche lì portato dall'acqua, interessante, no? Perché tu fai la malta, no? Quindi questo qui che è elegante, il grassello di calcio, lo metti con l'inerte che generalmente è sabbia
E poi può aggiungerci una terra, perché ha bisogno di silicati, tra l'altro, quindi se non avete una sabbia di cava senza silicati, aggiungeteci pure la terra che ha l'argilla è un silicato, no? Per rendersi più duro. E ci aggiungete anche per il colore, perché è abbastanza interessante vedere, cioè, ci mettete la terra del luogo, come si metteva una volta, quando voi mettete questa malta raggiunge subito questa cosa un po' antica di... molto bello il colore. Invece c'è bianca bianca, vabbè, poi dipende dalle regioni. Guarda, se fai una malta da costruzione tipo per fare un muro, fai un legante, tre inerte e uno di terra. Se fai una malta da mettere la prima, questa qua, da mettere sulla paglia, fai un 1-1, però ti crepa, ma lo fai perché è molto appiccicosa, cioè molto legante, quindi tu la spalmi dentro la paglia, ok? Di modo che poi dopo la seconda attaccherà molto bene. E la seconda la dai prima che questa qui si secchi. Quindi la dai, dipende dalla umidità e dalle giornate. Come? 1-1, cioè uno di... no, un inerte c'è, ma solo uno. Cioè uno di grassello e uno di inerte. E, la cosa interessante è che quando voi la date dovete stare attento alle radiazioni solari, perché non deve seccare velocemente, perché voi quello che volete ottenere è di nuovo carbonato di calcio, cioè di nuovo una struttura durissima come una conchiglia, no? Allora, per fare questo il processo deve durare quella settimana, e in quella settimana deve essere sempre umido, quindi o la date, infatti è una malta usata tantissimo in paesi tipo Irlanda e Inghilterra ed è durissima lì, perché ovviamente, allora come fate? Beh, se avete una parete al sole semplicemente ci mettete un lenzuolo appeso che gli dà ombra, ma bagnate il lenzuolo, vabbè si asciuga subito, bagnate soprattutto per terra tantissimo, di modo che l'evaporazione continua a portare l'acqua qui, il vapore d'acqua porta il CO2, il diossido di carbonio, dentro alla malta. E l'idrossido di carbonio riceve il CO2 che aveva lasciato durante quando è stato bruciato, e quindi torna ad essere carbonato di calcio. Sì, è interessante perché poi il processo prima crea CO2 e poi dopo se lo riprende. Quindi anche per questo andrebbe usato. E è un materiale veramente impressionante e ha ovviamente i suoi difetti, perché tira con molta lentezza, però questo per me è un pregio, nel senso che quando io lavoravo col cemento, io ho lavorato molto col cemento, ho iniziato molto giovane a lavorare. Infatti quella betoniera che avete visto erano i miei operai che alla fine me l'hanno regalata, perché ho raggiunto... Sì. E quando lavori col cemento hai sempre una tensione, perché ovviamente secca, quando secca è irreversibile, oddio cosa faccio, l'ho fatto bene, non l'ho fatto male, mentre con la calce ci mette quei 2-3 giorni, quindi tu se hai sbagliato qualcosa puoi ritoccarla, la rimpasti, la rimetti, ci giochi, insomma è molto più rilassante. Ultimamente sto iniziando a lavorare con anche la calce idraulica. La calce idraulica è quando le cave di carbonato di calcio non sono pure e c'è anche dell'argilla dentro, così è stata scoperta in un certo senso la calce idraulica, bruciando questo verso i 1200 gradi, quindi un pochettino di più della calce, del grassello di calce, viene fuori la calce idraulica. La calce idraulica ha una traspirabilità un po' inferiore al grassello di calce, ma sicuramente superiore al cemento. Tira, è un po' la calce idraulica sta tra i due, tra il cemento e il grassello. Però si può fare il cocciopesto. Il cocciopesto che cos'è? È una tecnica vecchia, se non antica, in cui si facevano le vasche d'acqua. Quindi, mentre con la calce, il grassello di calce, voi non potreste mai trattenere l'acqua, cioè, perché è poroso, perché filtra, col cocciopesto voi fate praticamente una vasca per l'acqua. E tutte le vasche delle anguille, insomma, dell'epoca romana, sono fatte
tutto in cacciopesto. Potete fare un pavimento di una terrazza che vi trattiene l'acqua, completamente impermeabile all'acqua. Il cacciopesto è una tecnica bellissima, ci vuole anche lì i suoi tempi, perché dovete stare meccanicamente a battere tantissimo per poter far uscire l'aria e riempire tutti i pori e renderla impermeabile. Però la calce idraulica la potete usare anche per fare una cosa di questo genere. Vi traspira meno, è più rapida, è in polvere, si chiama idraulica perché quella lì, la calce, il grasso di calce si chiama calce aerea, perché sotto l'acqua non solidifica, solidifica solo quando è in aria. La calce idraulica si chiama idraulica perché solidifica in presenza dell'acqua, come il cemento, cioè, e quindi è una polvere, quindi non c'è bisogno di aspettare niente. L'unica cosa è che in Italia, mentre si facevano fino a 50-60 anni fa delle ottime calci idrauliche, adesso il mercato è stato completamente distrutto dall'industria del cemento, e per avere delle buone calci idrauliche dovete andare in Francia, se dovete fare qualcosa di serio, insomma. La calce, poi c'è quella calce che si compra, che si chiama calce idrata, questa dimenticate della sua esistenza perché è solamente quasi un inerte che viene messa nell'intonaco di cemento per alleggerire l'intonaco, però non ha le qualità assolutamente del grassello di calce. C'è una calce che è stata spenta e poi con un processo industriale a grande dispensione di energia viene idratata mantenendo un aspetto secco perché è polvere, ma in realtà la qualità è pessima, cioè non raggiungete questo tipo di risultati. No, vi singo a usare... Cioè, io ho ancora trovato qualcuno che ha fatto una casa di paglio così che poi a sentire parlare non hai mai trovato nessuno che non ha detto ha fatto un sacco di cazzate? Sì. Ma guarda, è la velocità, vedi nella progettazione, quando si fa progettazione in permacultura si dice che bisogna andare molto lenti, la lentezza ti permette di non far cazzate. Allora, la maggior parte di persone che dicono così è perché hanno avuto l'idea del progetto e sono andate avanti come panzer, li conosco tutti perché ovviamente... Cioè voglio quella casa là e non si sono goduti, perché in permacultura dice non è importante la meta ma il viaggio, non si sono goduti il viaggio, mentre se voi costruite una casa in autocostruzione come se fosse il viaggio e non volete mai finirla, le cazzate non esistono perché in realtà sono tutti apprendimenti. Allora vai lento, fai una cosa piccola, quindi la riaggiusti facilmente e alla fine sì, è raro fare degli errori madornali. Ma questo è solo un fatto di atteggiamento che abbiamo noi in quest'epoca storica, cioè di voler fare quella roba là che abbiamo in mente e non pensare che invece è il farlo, il come lo fai che è interessante, non il cosa fai, no? Poi puoi mettere la cera e toglierla, poi la rimetti. Ma perché l'altro fa degli altri così? All'interno è circolare. Mi ha fatto questi angoli perché era un autoportante e veniva attaccata ad un'altra circolare, allora fatta un'altra circolare forse sarebbe stato possibile, era la mia prima casa che ho fatto in Valle di Paglia, quindi ho detto se io faccio gli angoli che intelaio con dei pali, ti dico, non neanche ci ho pensato. Vedi che qui invece è tutta mossa, perché poi in realtà qui è la parte circolare, no? Ci sono sempre queste pizze, questo non so cosa fanno, non lo so. Ecco, qui c'è proprio la differenza tra la calce, quella 1-1, e questo invece, questa malta. Sarebbe il secondo livello. E poi sì, e poi gli dai 5 mani immediate di latte di calce, di latte... è rapido, eh sì, perché praticamente tu rendi, guarda questa cosa qui l'avevo fatta tipo 9 anni fa e sta là. Per immediato cosa intendi? Fai una, poi giorno dopo l'altra? Sì, anzi, giravo intorno. In senso orario.
Anzi, no, vedi, vedi che sembra lì che sta facendo in realtà sasso com'è. Orario si dispa, antiorario si pide. E quindi antiorario, perché dovevo costruire. Perché sono a casa principale. Ebbene sì. E comunque questo qui è... ti sei perso il nozzo. Ma ieri l'hai seguito il streaming? Ma gli orari anti-orari, gli orari anti-orari. No, io se avessi una cava così andrei a prendere la calce viva. In Argentina noi andiamo a prendere la calce viva e la spegniamo noi. Okay. Perché? Loro hanno calce viva, cioè sacchetti di calce fortissima. Sì, sì. E hanno bellissimo. Costruito le fornaci, quelle appunto altissime che comunque devono permettere la caduta dell'inerte, sì, 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 sì. Bellissimo. Ad una determinata temperatura. E sono anche cotte a legna, infatti diciamo, il loro sposo era calce cotta a legna, perché loro in realtà producevano comunque semi lavorati di legname e quindi avevano tantissimi scarti di legna. Infatti, come si chiama? Adriatica Legnana. Ah, Adriatica Legnana. E fa la calce. Con quegli scarti loro appunto hanno alimentato le fornaci che hanno costruito. Si vedono anche dalla 16, perché non c'è nessuno, e dopo come mi fisso il, sì, il nome. Ci stai vicinissimo, Fasano Studio, vicinissimo. Ah, ci puoi anche andare a, cioè, Fasano. Fare un salto. Intanto ci vado adesso. Che bello, bellissimo. Questa della calce ovviamente è la stessa tecnica dei freschi, degli affreschi. Quindi tu su calce fresca ci metti il colore, perché per questo fai tu 5 mani, perché tu vuoi che il colore, che sia bianco, che sia quello che sia, praticamente reagisca chimicamente. Una volta che reagisca chimicamente, l'affresco ti resta lì per 3.000 anni, cioè non lo tocca più nessuno, ok? Ecco, qui la stessa cosa, sempre Tyvek, solo per il motivo che se per caso si versa qualcosa su questo è interno, no? Quindi interno abbiamo usato la terra e esternamente abbiamo usato la calce. Vabbè, il tetto è autoportante, poi non è reciproco. Andiamo a vedere altre cose. Dove devo andare? Qui? No, non devo andare qui. Qui? Sì. Sicura? Sì. Fantastico. Allora. E aprimelo. Hershey, Patillier. Volevo farvi vedere dei pavimenti, sì, dei pavimenti in terra cruda, che è facilissimo. Ad esempio, quando voi prendete un appartamento di città, caldissimo, tutto in cemento, qua su giù, ed è vostro, quindi potete lavorarci dentro, già con intonaci in terra che ti isolano, oppure potete fare degli intonaci in terra con grande quantità di paglia che ti isola, oppure fare invece intonaci in terra compatta, almeno spesso, di modo che il calore in eccesso venga assorbito dall'intonaco e poi rilasciato durante la sera, perché ovviamente lì penetra calore, il calore viene assorbito dalla parete stessa, quindi fate degli intonaci. Ma anche il pavimento può funzionare in questa maniera qua. Questo, ma perché non c'ho delle foto migliori? No, qui non si vede niente perché sta qui sotto. No. Noi abbiamo fatto qui, usti, che succede? Noi abbiamo fatto qui un isolamento in paglia. Quindi abbiamo il pavimento deve essere isolato capillarmente, ok? Non deve penetrare acqua da sotto. E quello lo fate ghiaia. Oppure argilla espansa, ancora meglio, perché argilla espansa costa, ma potete usare pomice. No, qui non c'è pomice.
insomma, una in Sicilia ad esempio un pomice costa pochissimo e potete usarla. C'è un materiale che vi faccia isolamento capillare dell'acqua e anche isolamento termico. Invece qui abbiamo usato della ghiaia che avevamo, delle pietre, e poi abbiamo usato paglia come materiale isolante. La ghiaia sì, perché ti isola capillarmente. Quindi a questo punto il terreno è usato capillarmente dalla ghiaia, quindi non entra più acqua. Poi... L'evaporazione? No. Niente, guarda, quest'inverno questa casa qua ha piovuto un sacco in Umbria, c'erano cioè, tutte le case erano umidissime, siamo entrati in questa qua, sembrava il deserto, sembrava secco, che non era impressionante. Poi dopo ci metti la paglia, quindi 10 centimetri perlomeno di ghiaia, mentre lo strato termico diciamo non meno di 5. Cos'è lo strato termico? Quello isolante termico o di paglie noi abbiamo fatto 10 e 10. Ah, quindi questo qua è poi bassissimo, non sono palle grosse. Aspetta, vediamo un attimo se riesco. Pavimento. Allora, questo ad esempio c'ha prima la ghiaia, c'ha, questo qui è diverso, c'ha prima la... Aspetta, qui si vede, no? Avanti, che avanti. Tagli, ecco. La balla a 10 centimetri. No, la balla, no, lì apri la balla, okay. Fai una barbottina, cioè fai una malta molto leggera di terra, ok? Molto leggera, molto acquosa, infili dentro la paglia. La barbottina non è solo acqua e terra. Sì, ma anche l'altro impasto è acqua e terra, la quantità di acqua, quindi sì. La fai molto che sembra un cappuccino. Non è il terreno battuto direttamente, dove appoggio la ghiaia? È il terreno battuto solamente, non c'è niente. Neanche qua, qui c'è, guarda, la ghiaia, che sono 10 cm di ghiaia, 9 cm. Poi c'è l'argilla espansa, 5 cm, 6, e poi vai col pavimento. Sempre queste cose, questa è la airship, ok? Ciao. Cosa stavo dicendo? La marmottina. La marmottina. Fai la barbottina, quindi prendi la paglia, la metti dentro, la bagni, la strizzi e la accumuli, ok? Il giorno dopo questa qui la compatti bene e inizi a fare l'isolamento in paglia. Quindi hai pochissima terra praticamente, tutta paglia, però paglia ben, una volta che si secca è un appavimento. Qui invece della paglia abbiamo usato l'argilla espansa. Allora, qui siamo... Guarda che caldo. Ci fermiamo un attimo, è un caldo. Che ore sono? Le 11. Fantastico.